Grande fratello. Iulia Bruschi è stata denunciata penalmente dall'ex fidanzato. Gravissima l'accusa contro Iulia. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato. Clamoroso, l'ex di Iulia Bruschi la denuncia. Ecco il motivo. Gravissima l'accusa contro la Geffina. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell'attuale concorrente del grande fratello Iulia Bruschi, soprattutto in relazione al rapporto con l'ex fidanzato Simone Costa. I due stavano insieme prima dell'ingresso della ragazza all'interno della casa, ma dopo soli pochi giorni dal suo ingresso Iulia aveva iniziato a nutrire una simpatia nei confronti di Giglio, spingendo Costa a recarsi in puntata per incontrare la ragazza e chiarire la loro situazione sentimentale. La Bruschi si è mostrata sorpresa per l'incontro con l'uomo, dal momento che non si aspettava di vederlo nella casa, e si è detta delusa per la piega che ha preso il loro rapporto, pur confermando il suo interesse per Giglio. Da quel momento Iulia ha deciso di approfondire la conoscenza con il parrucchiere, archiviando la relazione con Simone, che però in questi ultimi giorni è tornato a parlare del rapporto con l'ex fidanzata, facendo anche delle rivelazioni piuttosto pesanti sul suo conto. Negli scorsi giorni, infatti, Biagio Danelli, tramite un video pubblicato su TikTok, aveva rivelato che Costa era stato vittima di un'aggressione da parte della Bruschi, che gli aveva procurato la cicatrice che ha sul volto e che in molti avevano notato durante la visita a Iulia nella casa. Fermi tutti. Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria. Non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera. Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre. E lei ancora non lo sa, dal suo ex o attuale compagno. È stata denunciata per una situazione veramente seria. Ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. Quindi questa ragazza, quando uscirà fuori dalla casa, non sarà impegnata con ospitate televisive, autografi e serate e potrà godersi la popolarità dopo il Grande Fratello. Ma avrà a che fare con la giustizia. Avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose. La denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini. Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta presso il tribunale e la questura di Lucca. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata e pensa che nessuno sa quello che ha fatto. Ovvero spaccare un bicchiere in faccia a un ragazzo che giustamente l'ha denunciata. L'uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla Geffina poco prima che lei entrasse nella casa. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.